Guido Piovene nel suo viaggio in Italia scriveva: un viaggio non frettoloso nelle Marche vi porta a vedere delle meraviglie. 60 anni dopo, con Marche Meraviglia, noi vi accompagniamo a visitare i luoghi più belli di questa regione. Parte da qui, dalla spiaggia di Senigallia. Questa sabbia ha fatto la fortuna, la storia e il successo del turismo di Senigallia. Ma cosa è cambiato da quando Senigallia era la famosa spiaggia di velluto? Beh sì, eravamo qui solo come spiaggia di velluto. Oggi siamo una destinazione turistica vera. Per le Marche e penso per l'intera nazione. Siamo riconosciuti per le tante iniziative, siamo riconosciuti per la bellezza della città e del nostro territorio. Quindi non solo spiaggia di velluto, che come vedete è ancora molto affascinante, ma un progetto che ci lega al territorio, che è stato di grande successo. Allora, 10 anni da sindaco in questa città. Sì. Ci vogliamo fare una passeggiata su questa bellissima spiaggia di velluto? Assolutamente sì. 10 anni da sindaco, che cosa ritiene di aver fatto di buono? Qual è il fiore all'occhiello della sua attività e che cosa resta da fare? Beh, intanto aver permesso a questa città di non essere a tanti chilometri da qualcos'altro. Oggi siamo Senigallia, abbiamo una nostra identità, un grande riferimento, dei simboli e siamo conosciuti in Italia, in Europa e qualche volta anche nel mondo, penso per il Summer Jamboree, su tutti. E questo è il primo grande successo, aver trasformato una città che era a vocazione turistica, invece una città turistica che fa di quell'economia il proprio volano più importante. Questo è, penso, il grande obiettivo. E poi il senso di comunità, Attilio, questo sì. Ora, cosa ha lasciato da fare al suo successore? Beh, in una città così che è sempre in progress, tanto, c'è tanto da fare, a iniziare dal nostro lungomare. Ci siamo concentrati in questi anni sulla bellezza della città, del centro storico, che ci rende sorprendenti, perché si arrivava per la spiaggia di velluto e oggi si arriva guardando un centro storico molto bello. E invece dobbiamo concentrarci bene sul lungomare, non solo per noi, ma anche per il resto della regione. Quindi penso a Marotta, penso a quello che succede a Falconara, Ancona, un progetto di qualità che valorizzi e riqualifichi la passeggiata sul lungomare. Allora, 23 anni, se non sbaglio, di bandiera blu. Sì. Significherà qualcosa
Significa che oltre alla bellezza del mare, della spiaggia, della sabbia di velluto, ci sono anche dei servizi di qualità. È su questo che bisogna puntare per attrarre il turismo? La qualità ormai fa la differenza in tutto. Non basta solo dire mare, non dire spiaggia. Abbiamo bisogno di servizi e i servizi devono essere per forza qualitativi. E la bandiera blu non è solo la pulizia del mare, ma tutta una serie di prestazioni che vengono intanto da chi? Dai nostri operatori. Alberghi, operatori di spiaggia, il sistema di qualità di Senigallia e poi tanta sostenibilità. La differenza è pensare sempre che il patrimonio debba essere preservato dal punto di vista sostenibile e noi abbiamo sempre anche aiutato la FE a cambiare i parametri, quindi quando abbiamo parlato di raccolta differenziata, di protezione dell'acqua potabile, poi sono stati i parametri inseriti. Ora, alle nostre spalle è possibile vedere la rotonda sul mare, credo quella di Fred Bongo. Sì. E però diciamo che la crisi del turismo dopo la grande pandemia, insomma, è un po' un problema col quale devono tutti fare i conti. Come si può superare la crisi del turismo e rimettersi a correre? Intanto una stagione che è andata meno peggio di quello che pensavamo. Siamo riusciti a recuperare, penso che il 2021 debba ripartire con grande forza. Questa città è fatta di qualità, è fatta di chef stellati, è fatta di bellezza e penso che il 2021 possa rappresentare un grande volano per Senigallia e per le Marche. Allora, tre parole finali per farci innamorare di Senigallia. Beh, intanto una città che sorprende, che è bellissima e che è accogliente, forse come noi poche altre. L'olio marchigiano ha una storia che risale addirittura al Medioevo. È vero, ma direi anche prima, fonda le sue radici addirittura in epoca romana, ma nel Medioevo abbiamo delle testimonianze meravigliose di come l'olio delle Marche veniva esportato addirittura in Toscana, veniva venduto ai commercianti fiorentini, ai lanaioli fiorentini, così come anche ai dogi veneziani che preferivano l'olio della Marchia ad altri oli, in virtù del suo sapore e del suo colore. Poi a un certo punto gli ulivi sono spariti dalla terra marchigiana, perché? Purtroppo sì, questo è successo per lasciare spazio a coltivazioni che potessero garantire redditi più veloci, più immediati, come ad esempio il grano. Per cui se ne è persa un po' memoria ed è il motivo per il quale l'olio delle Marche è ancora poco conosciuto. Tuttavia poi c'è stata una ripresa, ringraziando il cielo, soprattutto nel Novecento, nella seconda metà del Novecento e negli anni 90 in particolar modo, grazie ad una normativa europea che, stabilendo appunto i criteri per la qualità dell'olio, ha in qualche modo anche valorizzato l'olio delle Marche. Quando è entrata in campo la parola magica della qualità, le Marche si sono impegnate nuovamente nella produzione dell'olio, ma perché l'olio marchigiano è un olio di eccellenza? Per diversi motivi. Innanzitutto il territorio marchigiano è proprio costellato da microclimi, dove appunto esistono quindi produzioni locali molto differenziate tra loro. È un olio che esprime grandi fruttati di oliva, quindi con note di amare piccante pronunciate. Abbiamo un patrimonio olivicolo importante, una biodiversità importante e abbiamo vinto anche tanti premi. Quindi diciamo che la nostra qualità è stata anche riconosciuta dall'esterno e questo ci inorgoglisce molto. Abbiamo un disciplinare che regolamenta l'IGP Marche, che è un vero e proprio DOP, e quindi insomma molto poi è stato fatto e quindi recuperato. Dunque, per essere buono l'olio deve essere fruttato, amaro e piccante. L'olio marchigiano ha queste caratteristiche, qualità? Assolutamente sì. Dirò di più,
Nell'ambito di questo panorama, gli oli marchigiani proprio sono si contraddistinguono da tanti fruttati, dal fruttato di mandorla, pomodoro acerbo, erba appena tagliata. Sono oli veramente ricchi di profumi, di sentori e con note ben distinte di piccante e di amaro, che quindi completano il bouquet di flavor. E gli oli delle Marche sono stati apprezzati ma anche premiati in più di un'occasione, non solo in Italia ma anche all'estero. Ecco, nei momenti di crisi, e questo è uno di quelli, tutti dicono che bisogna puntare sulla qualità, sull'eccellenza. Ecco, voi produttori marchigiani, cosa state facendo perché questo sia un mantra, sia la vostra prima preoccupazione, la qualità? Sì, indubbiamente. A carico di noi produttori singoli possiamo fare educazione presso il consumatore, insegnargli a riconoscere un olio buono da un olio cattivo e soprattutto a fargli apprezzare gli oli di nostra produzione. Naturalmente in un contesto non favorevole, dove a fronte ad esempio di un aumento di consumo di olio nel periodo del lockdown, purtroppo questo maggior consumo ha premiato più oli dall'estero che oli nostri. Questo non è certamente qualcosa di cui andiamo fieri. Dottoressa Petrini, la vostra è la terza generazione di famiglia che si occupa di olio, quindi un po' di esperienza diciamo che l'avete fatta. Per essere certi di acquistare una buona bottiglia di olio, quanto dovrebbe costare su uno scaffale di un supermercato? Beh, questa è una domanda veramente da 1 milione di euro. Comunque, guardi, in media, considerando produzioni tra nord e sud, centro, eccetera, guardi, una fascia può essere tra i 10 e i 12 euro al litro. Ecco, questa è più o meno il prezzo di quello che è di quello che può essere un olio veramente buono, quindi una garanzia per il consumatore, ma una garanzia anche di qualità e di salute per il consumatore. Beh, allora non ci resta che assaggiarlo. Adesso sentiamo da un addetto ai lavori quali sono le principali attrazioni turistiche delle Marche. Beh, la bellezza naturalistica, la bellezza paesaggistica, il mare è anche un patrimonio storico-culturale non secondo a nessuno, con tutta la terra di Piceni. Ecco, ma c'è una tipologia di turista che si innamora delle Marche? Beh, normalmente sono le famiglie che si innamorano delle Marche perché trovano un po' tutto, divertimento, bel mare, bella terra, bel clima e soprattutto anche prezzi abbordabili. Italiani, stranieri, quest'anno dopo il Covid? Fino a poco tempo fa diciamo che erano molti stranieri anche nelle Marche. Adesso con questa situazione veramente difficoltosa molti italiani hanno scoperto questa bellezza naturale. Quanto contano le eccellenze dell'enogastronomia marchigiana? Sicuramente tanto, abbiamo veramente delle grandissime eccellenze, passiamo dal mosciolo selvatico di Portonovo fino ad arrivare all'oliva ascolana, poi abbiamo veramente i formaggi, dal formaggio di Fossa alla caciotta, abbiamo tantissime eccellenze e al vino, buon vino nelle nostre terre, dal Verdicchio al Rosso Conero, al Lacrima di Moro d'Alba, alla Passerina, veramente tante cose che fanno delle Marche un territorio molto apprezzato. Ecco, chi come lei tutti i giorni combatte sul mercato del turismo, che suggerimenti darebbe a chi è preposto a promuovere il turismo marchigiano? Apriamoci di più verso il mercato italiano, non puntiamo soltanto a mercati stranieri. La regione ha fatto un gran lavoro nell'ultimo periodo, ma possiamo fare ancora di più. Soprattutto abbiamo un aeroporto come il nostro che dovrebbe essere un po' più funzionale e avere collegamenti maggiori. So che è stato fatto un bando per tante città europee, adesso vediamo, ma mancano anche i collegamenti con le città italiane. Allora, io sono un turista inglese, arrivo nelle Marche e voglio trascorrere una giornata da sogno su una spiaggia. Allora, molto conosciuta è la Riviera del Conero nel complesso, ma se volete vivere veramente un sogno, eccolo qua, Portonovo. Portonovo è un angolo di paradiso, veramente. Noi ce lo custodiamo un po' troppo soltanto per noi. È spettacolare. La spiaggia del Trave, la spiaggia di Mezzavalle, la spiaggia questa di Portonovo, qui dove siamo noi, questo vecchio fortino napoleonico. Veramente qualcosa di affascinante.
Siamo al Fortino Napoleonico, oggi boutique hotel, ma con una storia alle spalle importante. Una storia lunga almeno 200 anni. Sappiamo che questo posto è stato costruito nel 1811, quindi abbiamo superato i 200 anni. Dovete pensare che qui vicino al fortino c'era una fonte di acqua naturale che sgorgava giù dal Conero. E l'approdo naturale di Porto Novo per le navi più una fonte d'acqua naturale era un richiamo molto forte per le navi inglesi che imperversavano nell'Adriatico. Allora, sotto ordine di Napoleone, fu costruito questo forte difensivo appunto a presidio della zona per evitare sostanzialmente che navi inglesi attraccassero qui, si rifornissero prima di proseguire per la piazzaforte di Ancona. Questo posto fortunatamente non ha mai subito grosse battaglie né grossi danneggiamenti, ma è stato poi il tempo a deteriorarlo, a farlo diventare un rudere. Ed è andato avanti così fino agli anni 50. Nel 1963 fu presentato il progetto di ricostruzione del Fortino Napoleonico e nel 1967 è stato inaugurato. Ed è esattamente come lo vedete adesso, quindi è stato ricostruito fedelmente a quella che era la pianta originale disegnata dal rudere e dalle pietre rimanenti. Dovete pensare che nel 67 è stato pensato come un luogo esclusivo, di lusso, anche perché era in una zona isolata, solo per pochi. Nel 1978 è diventata una struttura ricettiva a tutti gli effetti, un ristorante così come lo intendiamo oggi, ed è cresciuta nel corso degli anni con il boom del turismo a Porto Novo fino a diventare il Fortino Napoleonico, hotel e ristorante che conosciamo oggi. Chi sono oggi i frequentatori di questa struttura? Se dovessi disegnare l'identikit del nostro ospite tipo, lo definirei senza dubbio al 90% italiano, genuino, tipicamente centro-nord Italia. Infatti la nostra posizione nelle Marche, al centro della penisola, ci aiuta, perché dovete capire che dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna noi costituiamo una semplice gita fuori porta a pochissime ore di macchina. In più devo dire che nel corso degli ultimi anni siamo cresciuti molto in termini di ospiti nord europei, quindi sempre più tedeschi, inglesi, tantissimi svizzeri scelgono il Fortino per trascorrere e le loro vacanze, ma anche semplicemente il loro weekend e piano piano negli ultimi anni anche i loro momenti speciali come piccoli ricevimenti nuziali, piccoli eventi. Ecco, giornata di mare. Mare bellissimo, del Conero, poi i vostri frequentatori, clienti, si siedono a tavola. Qui trovano le Marche? Qui trovano le Marche. Noi abbiamo un ristorante dove cerchiamo di dare il meglio, comunque senza spingere troppo nella elaborazione e nella sofisticazione. Abbiamo una ristorazione che ha forti radici tradizionali sia nel background della nostra brigata di cucina sia anche nella tipologia di ingredienti e di piatti che proponiamo. Mi permette di far arrivare in tavola un piatto che ha una firma inconfondibile, una firma marchigiana che è chiara a tutti? Prego. Il mosciolo di Porto Novo. Esatto. Vi presento il mosciolo selvatico di Porto Novo, un mitile molto particolare che trovate solo a Porto Novo perché è un presidio slow food, è una tipicità locale autoctona. È un mitile piuttosto grande, bello corposo, che diciamo risente positivamente della conformazione naturale della baia di Porto Novo, che è una baia molto protetta. E dovete sapere che questo mitile viene gestito da una cooperativa che, come dire, tiene cura di questo allevamento, chiamiamolo naturale, nel senso che monitora la popolazione di moscioli e ne preleva solo il necessario, chiaramente. Come dicevo, è un presidio slow food e per noi molto importante, è una tipicità diffusa nella tradizione culinaria anconetana. Ed è un qualcosa che supera i confini della provincia di Ancona, ma
che arriva anche oltre, tant'è che molti clienti arrivano qui chiedendoci il mosciolo selvatico di Portonovo. Ecco, anche clienti importanti, famosi. Lei può violare la privacy e farci qualche nome di ospiti particolari? È difficile violare la privacy. Vi dico solo che tantissimi artisti, cantanti e così via sono stati qui da noi. Tantissimi personaggi, diciamo, famosi, che possono essere sia del jet set sia anche politici illustri, sono stati i nostri ospiti. Diciamo che qui più o meno tutti ci sono passati, mi passi l'espressione. Un nome. Un nome, le posso dire che ultimamente abbiamo avuto Lorenzo Giovanotti, ultimamente abbiamo avuto anche Rossa Ramazzotti e Vasco Rossi. E allora, complimenti, e sulle note di Eros Ramazzotti li assaggiamo questi moscioli. Volentieri. Com'è che non passa con gli anni miei, la moglie? Porto di Ancona, Arco di Traiano, Ingressum Italiae. Qui si sono vissuti anni di splendore, di grandi numeri, traffici di merci e passeggeri con grandi soddisfazioni da parte della città, dell'economia, del territorio, di chi dirige questa bellissima impresa avventura, appunto il Porto di Ancona. Poi sono arrivate le difficoltà della pandemia. Sì, viviamo e arriviamo da una storia molto, molto bella, molto importante, di crescita economica molto forte. Allo stato attuale sono 6.500 le persone che ogni giorno entrano a lavorare al porto di Ancona, per cui parliamo di un'industria molto, molto articolata e molto importante. Il Covid-19, questo periodo che in qualche modo ha sconquassato il mondo, è evidente, non poteva non avere ripercussioni anche sul porto di Ancona. Ma stiamo ripartendo con grande coraggio, con grande forza e soprattutto con una visione nuova. Dunque, traffico di merci e di passeggeri. Tutto questo comporta un'attività di controlli abbastanza complicata. Sì, è un grande lavoro di squadra dove sono tante le amministrazioni che intervengono e dove la legge prevede che ci sia un regista, tra virgolette, che è l'autorità di sistema portuale. È un lavoro fatto insieme a tanti soggetti. E la cosa più importante è quando c'è una collaborazione istituzionale. Io credo che sia fondamentale, perché questo è un porto di frontiera, è un porto che si collega giornalmente con il mondo dei Balcani, per cui con la Grecia, con l'Albania, con la Croazia, ed è evidente che i controlli di un porto internazionale sono molto importanti per la sicurezza di tutti. Questo però non deve, ed è questa la grande scommessa che stiamo vincendo, non deve toccare la velocità delle operazioni, la sicurezza delle operazioni e la velocità, per non creare problemi alle imprese, soprattutto nei tempi di sdoganamento delle merci. Ecco, che ruolo ha il porto di Ancona nell'economia del territorio? Il porto di Ancona riveste ormai un'economia crescente, rappresenta il 3% del PIL della regione Marche, per cui non è una cosa banale. Si sviluppa, è un porto multipurpose, cioè ha varie attività e varie specializzazioni. La cantieristica, che è di grande qualità, che sta crescendo fortemente. Fincantieri qui fa le navi da crociera. In più ci sono quattro dei cantieri più importanti che fanno gli yacht, io dico tra i più belli al mondo, sono ambasciatori del far bene italiano nel mondo e hanno specializzazioni altissime. Questo perché? Perché c'è un mondo di terzisti di altissima qualità ad alto valore aggiunto, e credo che questa sia per me una delle più belle soddisfazioni. Vuol dire che il territorio ha un artigianato di grande qualità unito ai processi industriali che una nave della sua costruzione generale deve mettere in piedi. Processo industriale fatto da una miriade di artigiani, una cosa molto bella. Lei ritiene che il porto stia ricevendo dalle istituzioni la necessaria attenzione perché possa essere aiutato nel riprendere a correre come accadeva prima della pandemia? Io credo che sia un atteggiamento responsabile e intelligente quello dell'appoggio delle istituzioni. Alle istituzioni chiediamo collaborazione
a livello burocratico, velocizzazione a livello burocratico, credere in un progetto che è quello della Blue Economy, che a parole è un titolo molto bello, ma nei fatti va declinato. Io purtroppo ho un'età dove a scuola mi davano tema, ma dopo sotto devo fare lo svolgimento, e il tema, che è il titolo per me, non basta più. Dobbiamo fare lo svolgimento, e la Blue Economy va declinata in una miriade di attività uguale posti di lavoro. A questo punto quali sono gli obiettivi da raggiungere? Ma gli obiettivi da raggiungere sono quelli di creare un rapporto sempre più forte porto-città, con un recupero di una parte del porto, il porto antico, nei confronti della città. E poi aumentare l'economia. Stiamo lavorando ad un banchinamento, siamo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in questa fase, a un banchinamento esterno al porto per poter accogliere le navi da crociera di ultima generazione, quelle da 290 metri. Tutto questo a regime dovrebbe portare, potrebbe portare, 400.000 croceristi circa l'anno ad Ancona, non creando sovrapposizioni intense durante tutte le giornate, ma una nave da crociera al giorno per 150 giorni. E questo è il nostro sogno proprio pratico, in definitiva 3.000 persone al giorno che si irrorano sul territorio anconetano e marchigiano. E poi rafforzamento della cantieristica naturalmente, e tutto il rafforzamento delle merci, che sono oggi uno dei temi importanti. 11 milioni di tonnellate di merci passano attraverso il porto di Ancona, vuol dire import ed export in maniera molto, molto forte. Non ultimo, ma sempre con grande importanza, il mantenimento del traffico passeggeri con Croazia, Albania e Grecia, i traghetti, i traghettisti, che sono un valore importante, perché attraverso questo la notorietà del territorio, la notorietà della nostra terra diventa sempre più importante. Ultima cosa, l'obiettivo di questi ultimi 4 anni è quello di trasformare il passeggero del porto in cliente del porto. È un concetto completamente diverso. Il cliente è una persona che devi coccolare, gli devi voler bene, devi metterlo nelle condizioni migliori e più comode. Non è un elemento che passa da un porto a un altro, ma è un cliente della città, è un cliente del porto, è un amico, è un abitante per un certo periodo della sua vita, quello che aspetta per l'imbarco del porto. Stiamo lavorando moltissimo su questo, credo che sia la nuova frontiera. La nuova frontiera è quella del servizio e dell'accoglienza sempre più qualificata e sempre più attenta alle necessità delle persone. Sindaco Filipponi, grazie per averci ricevuti in questa meraviglia marchigiana, peraltro scoperta una cinquantina d'anni fa, quasi per caso, anzi per caso, come andò? Andò che ci fu un'uscita di alcuni ragazzi del gruppo CAI di Ancona, i quali alla ricerca sempre di nuove avventure, esplorazioni, si trovarono all'altezza di questa, la sommità di questo monte, e per il tramite di un cunicolo arrivarono fino al balconcino del brivido, così definito, lanciarono un sasso per capire quanto vuoto c'era sotto i loro piedi, e capirono che avevano trovato una cavità molto grande. In quell'occasione poi non riuscirono a calarsi, proprio perché non avevano strumentazione adeguata, tornarono qualche giorno dopo e arrivarono fino a sopra dove ci troviamo noi, all'altezza di questo spazio qui sopra, e da lì trovarono questa immensa bellezza che oggi possiamo ammirare. Ecco, in pochi anni fu resa fruibile da parte del pubblico. Sì, beh, devo dire, questo fu una grande impresa, perché dal 1971 della scoperta, nel 1974 fu nuova aperta al pubblico, e da lì cominciò il grande successo che anche oggi riscuotono le famose grotte di Frasassi. Oh, e siete arrivati a quasi 300.000 visitatori all'anno, diciamo. Anche dal punto di vista economico, per il territorio è stata una scoperta importantissima. Questa è stata una rivoluzione positiva,
il nostro tessuto socio-economico è cambiato notevolmente dalla scoperta delle grotte di Frassassi e ovviamente la vocazione turistica di questo territorio ha cominciato a sedimentarsi e oggi possiamo dire che abbiamo maturato una grande esperienza in tema di accoglienza turistica e quindi un grande successo. Qui arrivano studenti tutti gli anni, no? Durante l'anno scolastico, ma anche tanti turisti stranieri. Sì, è vero. Queste grotte rappresentano anche un veicolo di conoscenza perché il fenomeno carsico è un fenomeno molto importante, per cui abbiamo un pubblico di scolaresche, così come abbiamo un pubblico di stranieri, anche loro affascinati dalle nostre bellezze, fino ad avere i classici turisti della costa per quanto riguarda il periodo estivo. E noi ci troviamo proprio nel punto clou della visita, che dura poco più di un'ora per i visitatori. Qui si chiamano queste formazioni i giganti, sì. Perché? Beh, queste perché sono le stalagmiti le più importanti, le più grandi che ci sono all'interno della grotta e sono alte oltre 20 metri. Quindi è un punto dove c'è anche una postazione foto, è la foto ricordo per eccellenza delle grotte di Frassassi. Quindi dicevamo una grande risorsa per il territorio, tanta gente viene qui per le grotte e tutto questo dà anche un po' di economia perché dà occupazione, insomma è qualche risorsa che non vi aspettavate forse nel 1970. Pensate di realizzare qui dentro anche degli eventi, sarà possibile prima o poi o no? Eventi ne facevamo, ovviamente nostra ambizione è tornare a farli, ovviamente nel rispetto di tutte quelle che sono le attuali normative in tema di sicurezza. Le grotte rappresentano un palcoscenico di eccellenza, un unicum in un contesto che non si trova nessuna parte e ovviamente fare eventi qui dentro ha un significato altissimo, un valore elevatissimo. Anche ad una temperatura piacevole, diciamo. Beh, sia in estate che in inverno, perché i 14 gradi medi consentono sia di star freschi all'estate e anche di star moderatamente caldi all'inverno, quando fuori la temperatura è prossima allo zero. Complimenti anche a lei. Grazie, grazie. Io mi chiamo Veronica, sono la moglie di Andrea Bocelli, ma in particolare in questo momento ricopro il ruolo del vicepresidente della fondazione che porta il suo nome. Ed è il motivo per cui ci avete chiamato questa sera a dare una piccola testimonianza del nostro lavoro nel territorio. In particolare siamo presenti nel territorio marchigiano a partire dal 2016, sfortunatamente a seguito del terremoto che ci ha colpito. A seguito di questo bruttissimo momento abbiamo deciso di intervenire con la costruzione di scuole, in particolare nella zona di Sarnano, di Muccia e fra pochissimo inaugureremo l'Accademia di Musica di Camerino. Noi vi ringraziamo per averci avuto con voi questa sera perché speriamo di essere una testimonianza di una bella collaborazione fra le fondazioni private e l'istituzione pubblica. Quindi grazie a Miro per averci invitato e se mi date l'occasione io vorrei invitare una persona speciale e fargli una domanda. Allora, Andrea non sa esattamente cosa gli andrò a chiedere, ma gli chiedo come mai hai le Marche nel cuore? La domanda è abbastanza scontata. No, non è vero, perché le Marche intanto assomigliano molto alla mia regione, sono molto vicine alla Toscana per tante ragioni. In più, per qualche strano motivo del destino, per qualche bizzarro disegno del destino, ho trovato lì, nelle Marche, una persona che ha deciso di affrontare l'avventura di questa vita insieme a me. Grazie, grazie. Allora noi vi salutiamo, sappiamo e ci auguriamo che sia una bellissima serata. Saremo presto di nuovo nelle Marche perché non lo posso dire la data esatta, però diciamo che prestissimo saremo nelle Marche, a Camerino in particolare, ad inaugurare la nuova Accademia di Musica che finalmente tornerà a suonare, a vibrare di musica. Ok? Buona serata a tutti.